Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio presentare un interessante e utile programma che permette di riordinare il launcher di Unity, come dico qua nel titolo. Nel titolo parlo di cassetti, perché? Perché il programma in inglese si chiama Drawers, come vedete qua, e Drawers vuol proprio dire cassetti. E il concetto è proprio quello, come virtualmente possiamo crearci dei cassettini, come in un armadio, da riempire con altri oggetti. Nel nostro caso, nel nostro contesto, stiamo parlando del launcher, questo launcher di Unity, scusate, a sinistra, che accumulando icone su icone può diventare anche leggermente scomodo da scorrere in su e in giù. E come vedete io ho ancora un po' di posto sul launcher proprio perché sto già usando questo programma Drawers. E vi vado a presentare appunto come funziona il meccanismo di questo programma che permette di raggruppare le icone del launcher in modo da averlo un po' più ordinato, un po' meno carico di icone. Allora, prima di tutto devo dire che è un programma ancora giovane, un'applicazione un acerba che però a questo punto, dopo diversi veloci aggiornamenti, è diventato perlomeno utilizzabile in modo abbastanza stabile e lo si aggiunge come al nostro Ubuntu 12.04 mediante un suo PPA, un suo repository personalizzato dell'autore del programma, che è questo. L'ho già aperto qua. Lo vedete, dovete aggiungere quindi ai vostri repository già esistenti questo PPA in modo da avere il programma Drawers e poterlo installare. Eccolo qua, che è arrivato alla versione 12.7.11 proprio un paio di giorni fa. Vedete, l'ultimo aggiornamento il 30 luglio, molto recente. Ecco, allora, una volta installato, come solitamente, ormai penso che sappiate come si fa. Avete appunto questo programma e Drawers come programma in quanto tale ha l'unico scopo, come scrivo qui, di creare i cassetti che poi sono quelli che verranno poi utilizzati, ma Drawers in quanto tale è una specie di programma cappello che permette appunto di creare i cassettini e vi mostro subito come. Diciamo, abbiamo installato e adesso andiamo a prenderci il programma. Cerchiamo Draw. Eccolo qua, Drawers. Ha questa icona un po' che richiama i cassetti, di uno scaffale, di un armadio, i classici cassettoni, un po' per i vestiti forse, ecco. Quindi si schiaccia, si fa clic su questa icona per avviare il programma Drawers in quanto tale. Quindi facciamo clic ed ecco che appare questo semplice dialogo. Ormai ho detto, è un'applicazione recente. La lingua standard, come sapete, è inglese. Se l'applicativo di solito ha successo, se un applicativo solitamente ha successo, viene poi tradotto abbastanza velocemente anche nelle varie lingue. In questo caso in italiano, come vedete, non appare ancora. Comunque, qui ci chiede di inserire il nome del nostro nuovo cassetto. Ecco, il programma. Vedete, plurale si chiama cassetti e qui noi vogliamo creare un nuovo cassetto, quindi diciamo che lo chiamiamo cassetto per il nostro tutorial, visto che stiamo registrando il tutorial, quindi gli do il nome tutorial, faccio ok e poi ci viene fuori una serie di informazioni, di specifiche. È stato creato, quindi lui ci conferma che il cassetto è stato creato. Se vogliamo editare, ovvero se vogliamo modificare alcune sue caratteristiche, possiamo farlo con le preferenze del cassetto che ora vedremo fra un attimo. I cassetti vengono salvati qui, vedremo anche questo fra un attimo. E per poterlo usare nel launcher, il cassetto, dobbiamo solo mettere la sua icona nel launcher stesso. E queste sono delle specifiche così iniziali per iniziare a usare i drawers, cioè i cassetti. Chiudiamo questa finestra e vediamo che avete visto un attimino l'icona drawers qui, era già il cassetto che abbiamo creato, ma non avendolo bloccato sul launcher ci è sparito.
Allora dobbiamo andare a prendercelo. Questo l'ho fatto apposta in modo che posso dirvi che ogni cassetto viene salvato in questa cartella, che è la cartella dei lanciatori personalizzato, di cui vi ho già parlato in, mi pare, in un video precedente, uno o due video or sono. Vi ho parlato appunto dei lanciatori personalizzati degli applicativi. Questa cartella, che si trova appunto in una cartella in un percorso della nostra home, cioè della cartella con i nostri dati, si trovano tutti i lanciatori personalizzati che sono diversi da quelli di quest'altra cartella, che sono quelli dei programmi installati da Ubuntu Software Center, per esempio. Ecco. Drawer stesso si trova, per esempio, il programma che abbiamo installato di gestione dei cassetti si trova in USR Share Applications con la sua icona, e questa è gestita, è una cartella di sistema, quindi gestita dai programmi di installazione come Ubuntu Software Center, e vengono messe qui le icone. Tutte le altre icone che ci gestiamo noi o che vogliamo crearci noi per praticità, perché abbiamo bisogno di crearci delle icone di lancio di programmi, magari nostri programmi o altre cose, per praticità, possono essere messe in questa cartella home.local, quindi una cartella nascosta, share applications. Ecco. La particolarità è che nella dash, quindi quando cerchiamo i programmi, la dash ricerca sia nella cartella di sistema sia in questa personalizzata. Quindi, se per esempio cercassi Minecraft Start, che me lo sono creato io cerco nelle applicazioni Mine, ecco, vedete Minecraft Start appare perché va a cercare anche in questa cartella. Ecco, chiusa questa parentesi, vedete che il nostro cassetto, nuovo cassetto chiamato Tutorial, è apparso qua, è stato creato qui dall'applicativo Drawers. E lo scopo, il compito, il lavoro dell'applicativo Drawers è finito qui. Tutto il resto lo gestiamo noi all'interno del cassetto. Quindi, non avendolo bloccato sul launcher, lo spostiamo adesso sul launcher, cioè lo facciamo partire. Quindi l'applicativo in sé è come far partire un programma. In realtà parte solo questa piccola area di lavoro, che è poi il cassetto in quanto tale aperto. Ecco, vedete, è apparso sul launcher. Stavolta lo blocco, blocca nel launcher, così quando lo chiudo resta lì e si chiama tutorial. Lo vedete, cassetto tutorial. Adesso in sé questa cartella non abbiamo più bisogno perché abbiamo il nostro cassetto raggiungibile direttamente dal launcher. Ecco. Il cassetto, ho detto, quindi se clicco sul cassetto mi si apre e vedete che è vuoto, si chiama tutorial ma è completamente vuoto. A questo punto possiamo aggiungere icone. Come facciamo ad aggiungere icone? Se sono applicativi, tipicamente andiamo nella cartella di sistema che abbiamo visto un attimo fa e possiamo trascinare, gli applicativi che vogliamo raggruppare. Magari sono applicativi, ripeto, che avevamo già qui tutti espansi a uno a uno sul launcher, a fare un elenco un po' troppo lungo e scomodo, e noi lo possiamo raggruppare in questo cassetto. Quindi iniziamo per esempio a trascinare analizzatore di utilizzo del disco. Sto andando un po' a caso e aggiungo un paio di icone solo per mostrarvi come funziona. Avete visto? L'icona è entrata nel cassetto tutorial. Nel launcher in quanto tale non abbiamo occupato posto perché è raggruppato qui nel nostro cassettino. Ne aggiungiamo magari ancora qualcun altro, giusto per vabbè, la calcolatrice. Ecco, vedete, le mette qui e incomincia ad apparire il meccanismo del cassetto. Vedete, se io chiudo allora questo pulsante per spegnere e chiudere il cassetto, l'ho chiuso. Se io riapro il cassetto, mi ritrovo le mie icone che avevo inserito in precedenza. Se clicco su un'icona, per esempio la calcolatrice, il cassetto si chiude e mi si apre la calcolatrice, eccola qua. Riapriamo il nostro cassetto. Questa icona serve a tenere temporaneamente aperto il cassetto per aprire più applicativi assieme, quindi avete visto che ho fatto clic su calcolatrice,
Si è aperta la calcolatrice, ma si è chiuso il cassetto. Se io volessi aprire questi due applicativi in un colpo solo, cioè senza dover riaprire il cassetto, schiaccio qui, vedete, si attiva un'altra icona tipo chiavette. Io posso aprire la calcolatrice, vedete che il cassetto resta aperto. Così posso fare clic anche sull'altro applicativo, eccolo qua, e resta sempre aperto. Poi lo posso chiudere di nuovo con questa icona, il cassettino. Quindi richiudiamo i due applicativi. Ecco, avete visto un po' il meccanismo com'è. Riapriamo di nuovo il nostro cassetto e c'è ancora un'icona che vi devo spiegare, che è questa, con tipica icona di configurazione. In effetti, se apriamo, vedete che si apre la possibilità di modificare alcune caratteristiche del nostro cassetto. Per esempio, l'icona. Noi possiamo schiacciare qui e andiamo a cercarci un'icona magari più significativa che quella standard dei cassetti di Drawers. Il nome, possiamo cambiare ancora il nome se non ci piace più tutorial, poi qui varie caratteristiche tipo la grandezza delle icone che si vedono qua dentro, il font, il margine del cassetto, la trasparenza del cassetto, vedete che sotto traspare la pagina di Chromium sotto il cassetto che è un po' trasparente, vedete che è attivata una certa quantità di trasparenza, quante icone per riga, ecco qui. Ho impostato 4, vuol dire che se io aggiungo 5 icone a questo cassetto, le prime 4 restano sulla prima riga e poi inizia la seconda riga, il cassetto si ingrandisce, eccetera, eccetera, spazio fra le colonne, eccetera, eccetera. Ecco, qui potete gestire qualche caratteristica. E voilà, abbiamo visto le icone di gestione, di gestione del cassetto con il suo bel nome. Chiudiamo il cassetto. E vediamo un'altra caratteristica interessante del cassetto, che non è che tutte le volte io devo aprirlo necessariamente per far partire i programmi che ho contenuto, perché ora le icone che ho contenuto è raggruppato nel cassetto, ma posso anche fare tasto destro, perché Drawers intelligentemente ci prepara automaticamente una quick list. Avete presente, per esempio, qui sulla dash. Se io faccio tasto destro sul pulsante di Ubuntu, appaiono tutte le dash, scusate, tutte le varie lanes che compongono la dash, appaiono e posso scegliere direttamente, andare direttamente in una di esse, apro, eccolo qua, e si posiziona direttamente. Così come alcuni programmi tipo Nautilus prevedono già anche loro delle quick list per andare direttamente su una certa cartella, per esempio, invece di dover aprire e poi navigare, posso andare dritto in quella tal cartella. Questa si chiama Quick List del launcher di Unity. Ecco, i drawers, cosa interessante, è che appunto non devo aprire il cassetto necessariamente come ho fatto prima, ma posso semplicemente fare tasto destro e vedete che mi appare i due programmi che avevo inserito per prova, per mostrarvi come si fa. Semplicemente si trascina, quindi avete visto, e posso scegliere direttamente, quindi calcolatrice, mi apre la calcolatrice. Se è uguale come aprire il cassetto, ma è molto più rapido perché io so che ho i miei cassetti, magari distinti da icone diverse, tasto destro, vado dritto a scegliermi il programma che ho bisogno. O se no, apro anche il cassetto in quanto tale, eccolo qua. Un'altra cosa carina è che qui vedete i nomi standard dei lanciatori dei programmi, ma io posso benissimo personalizzarlo. Faccio tasto destro sulla singola icona, vedete che c'ho un edit name. Tra l'altro, scusa, edit exec, diciamo che solitamente non avete bisogno di toccarlo, contiene, ve lo posso anche mostrare ovviamente. Ecco, contiene il comando che in realtà sta dietro l'icona che fa partire il programma, ma di solito questo non bisogna toccarlo, non è necessario. La terza opzione è delete, cioè cancella. Evidentemente, se non mi interessa più avere questa icona, la posso anche cancellare dal cassetto, cioè toglierla dal cassetto, volendo star sempre sulla metafora del cassetto, quindi la posso togliere. E la prima, quella di cui volevo parlare, è edit name, cioè modificare, editare il nome. Quindi da calculator, che è in inglese, io posso mettere benissimo calcolatrice.
E vedete che appare calcolatrice. In realtà non è cambiato niente, il programma è sempre quello che sta dietro, però adesso mi si chiama in italiano calcolatrice. Stessa cosa, Disk Usage Analyzer. Io posso mettere anche qui analizzatore dello spazio, no, dell'uso, sarebbe più dell'uso del disco. Mettiamoci in che fisso, va? Ecco, analizzatore dell'uso del disco fisso, calcolatrice, e voilà, qui non cambia niente, io posso far clic, continua a funzionare perfettamente. Qui nella quick list, naturalmente anch'essa è immediatamente aggiornata, come in italiano, e vedete che mi sono adeguato le denominazioni come piacciono a me, come sono più significative per me. Non è male, vero? E qui immaginatevi che in un cassetto possono esserci anche 10, 20 programmi raggruppati e posso avere una sola icona sul launcher che quindi non è così intasato, ma ho lì tutte le mie icone a portata di mano che mi servono più spesso. Un'altra cosa carina è che non solo programmi possono contenere questi cassetti, ma anche documenti, immagini, file video, eccetera. Ecco, in un mio cassetto che ho già creato qua sopra, vedete strumenti. In realtà queste tre icone in realtà sono già dei cassetti. Ho raggruppato sotto ufficio, vedete tutta la suite LibreOffice e alcune altre utilità. Posso aprire un cassetto così ne vedete uno con le righe da quattro icone di cui vi ho parlato poc'anzi. Vedete, dopo quattro icone, siccome ho impostato così il cassetto, va a capo e fa un'altra riga. Ecco, multimedia, mi sono raggruppato diversi programmi che hanno a che fare con i video, audio, immagini e strumenti. Anche qui ho messo alcuni strumenti, ma proprio per dimostrazione, adesso apro il cassetto che si vede meglio, per dimostrazione non ho messo solo programmi, che sono questi, ma anche un paio di documenti come un PDF. Quindi attivo l'icona per tenere aperto il cassetto così è più facile capire, e un'immagine, quindi solito pappagallo, vedete? E mi si apre l'immagine. Il PDF, vedete, mi si apre il lettore di PDF con il mio PDF. Il bello quindi è che io, se sto lavorando su un progetto particolare, su un programma, su scrivere un libro, che ne so, modificare immagini, una galleria di immagini, quello che vogliamo, il bello è che io posso raggruppare in un cassetto tutto ciò che concerne un certo lavoro. Quindi un cassetto può anche essere temporaneo, sto facendo, seguendo un certo progetto, mi preparo il cassetto che mi permette con la sua bella quick list di rapidamente aprire i documenti che riguardano quel progetto. Poi magari quel cassetto sparisce perché è finito il progetto, però capite il concetto che va al di là di raggruppare semplicemente icone che fanno partire programmi, ma posso raggruppare o misto o solo o misto programmi e documenti, o magari anche solo documenti per mia comodità. Vedete, molto pratico. E questo è più o meno tutto quello che allo stato attuale Drawers può fare. Lo trovo molto, molto pratico in certe occasioni, non necessariamente può essere utile in tutte le occasioni, però ecco, avete capito le potenzialità e la comodità di questo programma che in sé fa cose semplici, no, non crea nient'altro che un lanciatore contenente altri lanciatori, però se vogliamo l'idea è geniale. Ecco, quando sono semplici le idee, di solito sono le più geniali. E in effetti tutorial tro scusate, Drawers trovo che sia geniale nella sua semplicità, molto utile, tanto valore aggiunto e poca complessità dietro. Naturalmente ho detto all'inizio che è ancora un'applicazione giovane e acerba, e per esempio una cosa richiesta all'autore del programma, ma che non è ancora stata implementata, è per esempio la riorganizzazione delle icone. Cioè, come voi le trascinate, lui le mette nell'ordine in cui le trascinate, ma non è che io posso prendere l'icona e
e portarmela qua davanti, non posso mettere la calcolatrice dietro l'analizzatore, detto non è neanche un ordine alfabetico. Questa è una cosa che manca, molto probabilmente arriverà successivamente, però per il momento non c'è, ecco, non è previsto. Dovrebbe essere previsto anche il trascinamento dal launcher diretto verso un cassetto, però vedete che non funziona ancora, eccetera. Sono tutte funzionalità previste per il futuro, verosimilmente, futuro anche prossimo, probabilmente, per ora però non ci sono. Ecco, questo è quanto. Spero vi sia piaciuta la presentazione, ma soprattutto l'applicativo Drawers, che può essere molto pratico per tante persone, magari anche tanti di voi. Vi faccio i miei saluti e alla prossima. Ciao ciao!